Buonasera a tutti, sono Radames Forin, asset manager e trader di Finbes Investment. Questa sera parleremo un attimo di quanto accaduto agli indici azionari durante questa settimana, tanto per riepilogare un po' i fatti principali e poi per eventualmente spingerci in qualche previsione per la settimana entrante. Diciamo che il fatto più importante che ha contraddistinto gli eventi finanziari è quanto accaduto esattamente ieri proprio nel nostro paese relativamente alla ricandidatura di Silvio Berlusconi, che ha portato gruppo parlamentare del PDL ad astenersi in due votazioni, una giovedì e l'altra oggi, per sostenere il governo Monti in due decreti legislativi. L'astensione naturalmente non ha provocato la sfiducia vera e propria, però si è stato un chiaro segnale da parte del PDL di voler prendere posizione e quindi creare una sorta di opposizione nei confronti del governo Monti, e per un problema relativo a un decreto legge che doveva essere inserito nelle approvazioni del governo Monti e che doveva essere approvato dalla Camera e dal Senato, e riguardante nello specifico l'esclusione dalla candidatura a ruoli istituzionali di persone condannate. E l'astensione dal voto, non appunto il voto contrario, ma l'astensione dal voto, anche se non ha provocato la caduta, ha creato un significativo effetto sull'indice FTSE MIB e su tutti i titoli adesso correlati. In questo modo vengono meno tutti i presupposti di positività e quindi di trend al rialzo che avevamo paventato la scorsa settimana sul nostro indice, in quanto quello che erano posizioni moderate di continuità prese sia dalla destra che dalla sinistra, che sostenevano fino a ieri il governo Monti, erano le condizio sine qua non perché anche il nostro indice brillasse di luce propria in questo rally di fine anno che diciamo sul DAX e sullo Standard & Poor's e sugli asiatici è già cominciato da metà novembre. Per quanto riguarda noi, ovviamente con tutte le problematiche interne che avevamo, diciamo, si è un po' attardato, ma con la discesa in campo fattiva di Berlusconi, che ha dato seguito a quanto detto prima, viene abortito completamente lo scenario di rally per quanto riguarda il nostro indice. Ora, il problema potrebbe avere qualche ripercussione, diciamo, a livello di Eurostoxx 50 e di DAX nel caso in cui lo spread si amplificasse nuovamente, tant'è che lo spread già di suo si sta amplificando per il fatto stesso che il Bund sta varcando la soglia dei 145, quasi sta arrivando ai 140. 146 e ovviamente ieri è stato fatto il rolling, quindi dovete andare a rivedere un attimo le nuove resistenze che vengono prese in considerazione con questo nuovo contratto in scadenza a marzo 2013. E in più il future sul BTP e i BTP sono stati venduti a piene mani, non in maniera convulsa, però insomma le cose si stanno mettendo, stanno prendendo una piega non positiva per quanto riguarda il nostro paese. E in più si nota una completa scorrelazione per quanto riguarda gli altri indici, perché gli altri indici non sono stati assolutamente toccati da quanto accaduto in Italia,
E quindi rimane un problema prettamente circoscritto al FUZI MIB, la caduta di ieri e tutto ciò che riguarda lo spread e le conseguenze. Quindi, se il nostro indice comunque possa essere trascinato in qualche modo, credo non abbia tanto spazio di risalita fino a quando non saranno state fatte le elezioni a questo punto. E si capirà cosa hanno intenzione, che tipo di programma hanno intenzione di perseguire i vincitori delle elezioni. Ovviamente se Berlusconi dovesse salire di nuovo al governo, credo che l'Italia possa rivivere dei grossi problemi per quanto riguarda lo spread e anche il mercato azionario. Credo che gli investitori non siano d'accordo con quanto Berlusconi promette, anche perché in teoria l'avrebbe già promesso per molto tempo, non ha combinato nulla, ha lasciato il posto a un'altra persona che è Monti, ha lasciato fare il lavoro che doveva essere fatto senza sporcarsi la faccia e le mani fino a questo punto. Adesso che il grosso è stato fatto, il grosso del lavoro e le cose sono state ristabilite, vuole prendere in mano le redini e creare, diciamo, le condizioni precedenti, cioè quindi di sfacelo. Gli investitori esteri sicuramente non sono d'accordo con questo tipo di comportamento all'italiana che Berlusconi sta pienamente dimostrando. Ma parlo comportamento all'italiana nella condizione peggiore degli italiani, non i migliori italiani. Comunque, il mercato, anche questo fa parte degli imprevisti di mercato. Bisogna imparare anche a selezionare gli indici, a capire le correlazioni e a difendersi da determinate situazioni impreviste che come nostro malgrado è successo ieri, solo chi ha vissuto un'esperienza, diciamo, vicina a trader professionisti, potrà beneficiare di tale esperienza. Ecco, quindi noi abbiamo appunto dei docenti qui in Finbes che potranno sicuramente aiutarvi e insegnarvi. Nessuno vi promette di diventare ricchi in poco tempo. Chi promette questo è esattamente un ciarlatano, perché naturalmente chiunque, qualsiasi trader, anche un algoritmo, un trading system, può andare bene per un determinato gruppo di trader e per altri trader, magari che hanno problematiche o psicologiche o di finanziarie, o finanziarie, può non essere adatto. Quindi noi non promettiamo, ma insegniamo a come, insegniamo come muoversi sul mercato, quali sono i pattern che hanno maggiore probabilità di successo e qual è la modalità di gestione migliore, di gestione della posizione, quindi di risk management. Dopo il grosso del lavoro spetta alla persona stessa, tramite la sua esperienza, il suo modo di vedere le cose e di atteggiarsi sul mercato. Perché anche se io vi consegnassi un pattern che ha l'80% di probabilità di successo, sono sicuro che nessuno in un gruppo di 20 persone sarebbe in grado di farlo fruttare tanto. Perché ovviamente se sono dei trader inesperti. Perché naturalmente mancano tante componenti che verranno solo acquisite tramite l'esperienza e l'operatività sui mercati veri e con soldi veri e non con le palestre di trading. Quindi da gennaio, vi aspettiamo da gennaio 2013 con i nuovi corsi
e anche a titolo informativo, chiamate pure per chiedere eventualmente il programma, i costi e anche potrete incontrare in via del tutto amichevole, senza alcun impegno, i docenti stessi e parlare di cosa insegnano e di come si rapportano, diciamo, con il mondo del trading. Bene, per oggi, per questa sera è tutto e vi faccio tanti auguri di buon Natale e buona serata.